Eccoci, ciao a tutti, da quanto tempo non ci vediamo? Sembra passata una vita. Noi intanto ci siamo sbloccati, si vede anche varie nuance, nuove, capelli, diciamo siamo tutti più abbronzati. Voi come state? Come state? Mentre piano piano iniziate a collegarvi. Allora, per chi non ci conosce, se non avesse seguito le altre nostre dirette, noi siamo Valeria e Ludovico, Ciao, lieto da ciao. pochissimo, anche lietos, diciamo ci siamo un po' americanizzati. Adesso Ludo sta già dividendo, lui è nato per creare distrazione sulle cose che io faccio praticamente. Allora, vi dicevo, da pochissimo abbiamo anche lanciato questo nostro Lietos. Vedo già vari, vedo anche Sarina, Grazia, Emanuela. Io vi inizio a salutare tutti. Come state sbloccati? Come state tutti sbloccati? Noi ci siamo sbloccati, però comunque non ci spostiamo ancora dalla cucina, vero? Allora, io mi distraete anche queste, diciamo, tutte le varie, i vari collegamenti. Quindi noi, Valeria, Ludovico, Lieto, Lietos, se siete curiosi seguite la pagina Lietos, siamo qui nella nostra cucina per preparare un piatto molto molto particolare che Ludovico ha ideato durante la quarantena, quindi È nato durante la è nato, è quarantena, sì. nato. Come si chiama? Pasta alla marinara. Pasta alla In marinara. pratica, sì, gli ingredienti sono quelli della pizza marinara, l'abbiamo passati con la pasta. Quindi non è Passate. passata, Allora, passate. io amo la pasta, lui ama la pizza e amiamo la pizza marinara veramente tanto, però ci piace molto con il tocco di acciughe, di capperi, no, i capperi no, le alici, vabbè, le alici e acciughe sono la Neanche stessa cosa. carne, dice. Esatto. Suoceri in diretta, ciao suoceri! I nostri suoceri ci seguono perché diciamo che la mamma di Ludovico, Grazia, è lei che ha inculcato un po' questo nel DNA, questa passione per la cucina, vero? Oltre la nonna, ovviamente, perché qua queste sono tradizioni che si tramandano, cioè non ne vorrà la mia mammina, però di qua c'era una tradizione un po' più forte, Molto diciamo, forte, molto molto forte. molto forte. Allora, tornando invece al nostro piatto, io mi distraggo continuamente, quindi preparatevi che così è tutta la diretta, tutta, tutta. Non, dovete voi ricordare le cose che devo Dobbiamo dire che dire. stiamo facendo qua. Allora, stiamo dicendo, quindi l'unione di pasta marinara, quindi pasta e pizza. E quindi che Gli abbiamo? ingredienti abbiamo quelli della pizza marinara, in pratica. Esatto, e quindi abbiamo. Il pomodoro, in questo caso usiamo un corbarino, questo che è Noi vi molto molto diciamo prima gli buono. ingredienti, non farci vedere ancora come già fai. Dici No, solo gli cosa ingredienti sono metti. corbarino, che è in pratica è un pomodoro, molto semplice, però è il Esatto. nostro di Monti Lattari. Usiamo Certo. questo. Poi non può mancare Esatto. l'origano. L'origano, sì, vabbè, L'origano. E no, dopo. perché quella chi vuole e non ama il pesce potrebbe anche farla senza Sì, le alici. l'elemento Quindi, fondamentale è questo, esatto. questa pianta qua, vedi? Questo è l'origano, ovviamente questo è siciliano perché è quello là più buono, Ciao bio. Nati, Natascia, Ciao ciao! Natascia! E quindi origano, lo sai perché si chiama origano? No. Perché l'unione di due parole, oros che è montagna e granos che è bellezza. Allora, io adesso dico sì, voi starete dicendo, ma che mostro, dopo scopriremo se è vero o È no. vero, è Intanto vero, è un mostro. è Ludovico D'Antonio, vero. Ciao Ludo ciao! Chef! L'amico tuo, adesso tu che Si è puoi, verifica se trasferito. questa cosa è vera Sì, dell'origano, perché io l'origano. adesso povera così qui da sola devo crederci Poi e basta. abbiamo Che delle abbiamo? stupende alici, quelle Esatto, là che a me anche la enormi. marinara ci piace, comunque La con le tradizione alici. vuole con le alici, la tradizione vuole con le alici. Quindi questa grande alice dal Poi mio spieghiamo famoso. dopo, stiamo solo Ah, dicendo gli dopo, ingredienti. dopo, dopo. E delle olive E poi nere. le olive. Ok, quindi, come sempre, chi per caso avesse seguito il lancio della nostra diretta e si è procurato tutti gli ingredienti può prepararli insieme a Dopo, noi dopo, adesso, dopo, dopo. oppure chi vorrà, curioso, vede adesso come lo facciamo, quanto è difficile, quanto è facile e tutto,
La diretta resterà sulla pagina di Agora Magazine e sui nostri profili, anzi io adesso devo condividere sul mio, vediamo se ci riesco quando mi giro, e quindi potrete rifarlo dopo. Va bene? Siete pronti? Chi proverà a farlo? Ah, Sara, vedo... Sara Viscione, mia sorella, no. Lei ci segue dall'Estonia, purtroppo tu in Estonia, a Tallinn, non puoi avere questi ingredienti. Un giorno quindi, forse cioè, l'avrai, un giorno. Un giorno forse l'avrai. Tutto questo lietos è nato per questo, poi lo sveleremo. Lo sveleremo. Allora, come sempre, tra poco non vedrete più me, ma sarete allietati da Ludovico. Ma facciamoci un brindisino! No, è d'obbligo! No. Ma io vedo il mio bicchiere che piange! Un attimo solo. Chi si fa un brindisino insieme a noi? Diciamo l'orario c'è per mi l'aperitivo. È molto freddo il vino. Allora, quindi oggi. Ci abbiniamo. Solo per l'aperitivo o lo abbiniamo proprio a piatto? No, l'abbiniamo proprio a piatto, è un caprettone doc. Fai vedere. Caprettone doc delle cantine Sorrentino. Che ci sta molto bene, mi è stato consigliato. Ok, chi se ne intende di vini può darci conferma sempre, perché altrimenti Ludovico resta così, quello che dice lui è legge. Mi faccio consigliare da persone di un certo esperte. Allora io attendo te per fare il brindisino, chi lo vuole fare? Allora, Sara, il mio no era riferito a Oros Granus. Ok, altro di non crederci, ecco. E invece, lei è un po'... vai a documentarti che è così. Vediamo, è una ragazza molto attenta ai dettagli. Cin cin. Due parole greche sono, Cin cin, grazie, a con noi si fa il brindisi. Francesco, anche a te ti fai un brindisi con noi? Ottimo vino, sì. Adesso che ho anche fatto un sorso bello freddo, Francesco Virnicchi. La salsa sta proprio a buon punto, guarda. Allora, io bella. Quindi adesso vi lascio, vado dall'altra parte e vediamo un po' Ludo che combina. Allora. Eccolo. La salsa sta a buon punto, a questo punto accendiamo il forno. Già. Sì. Ok, io nel frattempo condivido il sulla mia bacheca, quindi seguiamo te principalmente, Ludo, quindi vai. Sì. Sto preparando le alici perché poi la pizza marinara alla fine cioè, è fatta in forno, quindi le alici le facciamo nel forno, gli diamo giusto quei due minuti di cottura. Adesso le... Ma queste secondo me ti sei dimenticato che queste le facciamo proprio l'ultimo secondo prima della. No, infatti, vabbè, accendiamo il forno perché si deve finire di fare anche il pomodoro. Questo per proprio gli ultimi secondi quando stiamo per impiattare. Intanto... Perché il vantaggio di questa volta è che questo piatto. Quanto è carino, guarda, perché è un olio speciale, ci mettiamo sopra e mettiamo un corbarino di olio schinosa. Anche questo formato andrà in quella famosa lietos. Ah vabbè, però non dire troppe cose. E quindi dicevo, questa volta abbiamo avuto il vantaggio che questo piatto lo abbiamo elaborato durante la quarantena e quindi diciamo è stato già mediamente testato. Sì. E quindi anche sugli tempi siamo un po' più preparati. Però come sempre abbiamo complicato le cose aggiungendo qualche ingrediente in più. Allora, io forse sono riuscita a condividerlo sulla mia. Un'elaborazione quando si fa un piatto non è mai uguale, come dice il mio amico chef Dino Scarallo. Allora, si stanno informando tutti su Origanum. Origanum. Allora, formato due parole, Oros Monte Ganao. Io mi compiaccio che insieme potrebbero alludere ad un concetto di delizia della montagna. Sì. Ma qui c'è. Sì, questa pianta alla fine è nata nel Mediterraneo, dove il clima è caldo, ovviamente, e perciò, ovviamente, in Sicilia c'è il miglior origano, avendo quelle temperature molto alte. Quindi, Sara si è convinta che ho ragione. Non pensavo che io facessi questo studio. Ma ragazzi, notate quanto è preciso.
perché poi di solito queste cose le faccio un po' di più io, però vedo che è proprio una precisione. Ti lascio fare. Ah, quindi non fa proprio niente. No, vabbè, adesso sei impegnata, però tu sei molto più brava di me sulla precisione. Allora, e poi invece una cosa che diciamo ci sono un po' distratti, io sento delle note musicali molto particolari. Lo sai, io sono molto... Facciamo un'alzatina di volume molto... giusto per farla sentire. Cioè, vediamo, silenzio, silenzio, silenzio. Parla lui. Sto ballando, si muove. Cioè, la pizza marinara, cosa potevamo abbinare come musica? Cioè, napoletana età al 360. Chi indovina? Chi indovina? Bravo, no, vediamo, vediamo, chi indovina? Buonasera da Monopoli, Teresa Tropiano. Ciao Teresa, buonasera. Ciao, Teresa, ciao. Cucini insieme a noi? Fatelo dopo con calma, sta linguina, sto spaghettino. Si arriva il profumino? Cioè l'origano, il profumo non può arrivare, il profumo dell'origano, è fortissimo. Allora, quindi avevo detto le note di pino, di naturalmente, Pinuccio, sì. Ma adesso vediamo un po' cosa si dice qui. Qua ci siamo. Io qua vedo proprio un bel rosso. Sì, hai qualche segreto? Hai qualche segreto? Il segreto di questo pomodoro, vedi, che è di rare bontà. Sono bravissimi. E sto corbarino 100%. Ok, quindi tu ci vedi solo questo, non va bene nient'altro? No, nient'altro. Okay. Il corbarino è proprio il tipico pomodoro agrodolce, cioè c'ha questo angolo e poi lo proverai. Ok. Lo consiglio tantissimo. Poi ne abbiamo alcuni dentro che li abbiamo un po' bruciacchiati. Ci vuoi far vedere? Sì. Allora, il mio... Se vedete ogni tanto ondeggiare, sono io che ballucchio. Vedi? Ah, e come piace a Ludovico, allora una cosa, un po' bruciacchiati, sì. Lui è così. Voi prendete sempre le vostre misure su quello che fa lui, perché poi ci sono dei gusti. Ci sono anche gusti diversi. Lui ha la nota bruciata, che esiste solo nella sua cucina, praticamente. Allora, invece qua vediamo che bolle. Sì, quindi andiamo a salare la pasta. Sempre mano parata. E viva il corbarino! A Sara piace tutto, abbiamo capito. Le dobbiamo spedire questo pomodoro. Questo... No, il pomodoro corbarino! Pian piano, poi svelerai. No, ma io non sto dicendo proprio niente. Io nel frattempo drinkeggio 180 grammi di... Veramente sono 180. Allora, noi lo sapete, ormai è dichiarato che vi mentiamo sempre. Mentiamo, sono 20 grammi in più che andranno a me. Mentiamo sempre perché noi quando diamo la ricetta ovviamente deve essere per misure standard e quindi mettiamo sempre 180 grammi. Poi noi di volta in volta, in base alla fame, imbrogliamo. Tanto che voi non lo potete capire bene. I guai sono però quando si deve impiattare, quando c'è molta pasta. Però pasta lunga. Io non mi lamento perché dato che la voglio io, quindi mi sto zitta e non mi lamento proprio. Allora, ci state scrivendo varie cose, voglio vedere perché attenti. Allora, Mina! Ciao Mina Minerva! Ciao Mina! Un bacio! Dopo mi raccomando, poi chi decidesse di provare a fare questa pasta, anche veramente è semplice, possiamo dirlo, possiamo dirlo, e non togliendo niente allo chef, perché poi tutto nei, è molto semplice. Esatto, poi nei piatti semplici c'è la bontà, se fatti bene c'è la bontà, con piacere, con esatto, passione. Quindi poi chi dovesse provare a farlo ci taggasse sia su Agora Magazine, su Lietos, Valeria Ludovico, potete taggarci ovunque e soprattutto divertitevi a mangiarlo. Teresa, io a Bari vi preparo lattiella, riso, patate e cozze. Wow! Bellissimo! Vabbè, ma anche là è una terra bellissima, si mangia benissimo, ci sono frutti di mare buonissimi. Con molto piacere facciamo dei change. Ilva, dopo vogliamo assaggiare, ma in realtà Ilva, perché non provi anche tu e poi ce lo fai assaggiare? Fai assaggiare il tuo? Ma c'è chi assaggia, Ilva, lo sai bene, e non solo. Allora, notare come sempre, perché io faccio notare sempre i dettagli, questo... Sceffettino, diciamo, suo cuoco. Cuoco, dai. Vabbè, chef lo diciamo per dire. Sempre con la camicia elegante.
E io sto sempre a guardare se oggi mai... Oggi ho rischiato proprio perché c'è... infatti, vabbè, a parte che ancora stai facendo, cioè non è... Infatti, vabbè, ma dopo non qualche schizzo ci sarà, tranquillamente. No, vediamo. Va bene, io continuo a guardare. Benissimo. La cottura della pasta che sarà 10 minuti, noi la tiriamo 3 minuti prima, così la facciamo saltare con questo... pomodoro. Bene. E questo piatto? Ah, vai. Questo piatto, diciamo che è stata veramente una rivelazione. Sì, ma così, è venuto così all'improvviso in quarantena e ormai è la terza volta che lo mangiamo. No, poi, seconda. Seconda, ci piace moltissimo. Sì, nella sua semplicità è un grande piatto, secondo me. No, ma poi davvero ha il sapore della... cioè, ti ricorda la pizza, diciamoci, è incredibile. La verità, quando senti l'origano, pensi alla pizza marinara. Questa volta ho preso questo origano, veramente, secondo me... sembra un alberello. Esplosivo. Io posso dire che non l'ho mai visto così, l'origano. Forse nelle pizzerie. Sì. Diciamo, a volte stanno appesi... Forse l'origano vero, no? Senti, ma a me il bicchiere per il mio aperitivo in attesa... Guarda, ma possiamo... drinkeggiare. Ma io vedo anche Imma. Imma, ci sei? Ci saluti. Mi raccomando, chi si collega, salutateci. Perché qua, nonostante, diciamo, sia fase 3, ci siano le uscite, però noi ancora non siamo riusciti a rivedere tutti, a farci delle uscite con tutti e a poco con piacere e a riabbracciare. Le poche persone che abbiamo visto... Ci siamo abbracciati. La prima cosa che abbiamo fatto è abbracciarci forte, no? Sì. Neanche il bacio. È vero, cioè, è vero. Sì. E allora io questo drinkeggio... me lo faccio insieme a te. All'abbraccio? Eccomi! All'abbraccio! Ma quanto ci è mancato l'abbraccio? Tanto, tantissimo. Che odore, ragazzi, mamma mia. Quanto è difficile per me cucinare, veramente. Mi sto impegnando tantissimo. Sono veramente stanca. Poi guarda un attimo questo qua andrà proprio 2 minuti nel forno a temperatura alta e lo togliamo e poi così formiamo. Io stavo andando non a fuoco. Il piatto. Secondo voi come verrà questo piatto? Potete dire tutto, io confermo nel caso. Così, vieni. Un origanetto così. Ma se parli così sottovoce non ti sento proprio. Un po' di origanetto così, ma dopo lo mettiamo a crudone. Ok. Secondo me ci vuole una prova assaggio. Che ne dite? Una prova assaggio? Come si fa sta prova assaggio? Tu devi assaggiare. Dici qua. Certo. Ilva sempre vuole fare lei assaggi. Madonna mia. Aspetta pure io. Proviamo. Madonna mia. Aiuto? Che spettacolo. Allora, secondo me puoi a mettere ancora un po' di sale. No. Per me puoi mettere ancora un po' di origano. No, ma perché lo devo deve sapere ancora salto, di più. Dopo. Ok, qui stai tenendo tu tempi. Sì. Allora, Teresa, Valeria, ma avete un ristorante? Assolutamente no, ci piace tantissimo andarci al ristorante. Cioè, proprio siamo una favola. Al ristorante, per chi, con chi lo fa di mestiere, con cognizione. Ci divertiamo però, diciamo, nasce la sua passione da sempre. Con questo lockdown veramente ci siamo proprio sbizzarrite ed è migliorato. Se già era bravo un tot, posso dire 7, e ha preso almeno 2 punti. Grazie. Ma sempre cucina fatta in casa, eccetera. In modo amatoriale. È ovvio, proprio mai pensarci minimamente di avvicinarci a chi è un mostro in questo. Ce ne sono tanti. Tanti, e adesso non vediamo l'ora di andarci da tutti, perché mi raccomando, qua dobbiamo un po' ripartire, diciamo, dobbiamo riprendere a vivere, riprendere un po' a muovere l'economia, quindi non ci spaventiamo, usciamo, divertiamoci
e consoliamoci con chi veramente lo fa di mestiere. Noi ci divertiamo. Sì. Allora, ecco, riguardo questa bontà, no? Guarda come sono belle. Allora, noi questa, durante guarda questa quarantena sono... abbiamo proprio riscoperto questa passione per le alici. Cioè, guarda che bellezza questa alice. Ringrazio Francesco del ecco, questo infatti pescivendolo. Noi ci teniamo a dare onore e merito a tutti coloro che lavorano bene. Francesco, la pescheria mediterranea che sta qua di fronte. A Via Niutta. Che mi dà queste favolose alici. Me le spina pure. Guarda qua. Me le spina, ma questo è importante, perché di solito altrimenti qua bisogna fare un lavoraccio, quindi ben venga. E comunque loro bravissimi, ve lo consigliamo spassionatamente, proprio siamo clienti, quindi ci fa veramente piacere. Allora, io vedo che questo quasi, è esatto, diciamo, è una preparazione molto relax, molto non è relax, di quelle dinamiche, senza stress, esatto, lo stress sono solo io, però dico sì, il resto è... Ok, però vedi, chi vuole fare questo piatto tranquillamente si può destreggiare tra un bicchiere di vino, un aperitivo, non è di quelle cose che creano stress, che è importante, eh? Giorgia Compino, i brividi, fa vedere, eccoli, wow, è vero. Passaggio. No, è ancora presto, quando proprio stai saltando, ragione, il salto finale. Mi sono... Allora, devo capire perché Ludovico c'ha questo interesse a mettere questo così proprio in fretta, no? Non lo so, cioè, devo comprenderlo. Lo devo comprendere. Perché mentre faccio questo non posso fare quello, capito? Ma tu non c'ho qua, te lo metto io lì. Vai serino. Notare i fiorellini oggi. Diciamo, mi ha portato un bel mazzo grande. Allora, fase cruciale. Ecco qua. Abbiamo scolato. Madonna mia, guarda qua com'è rosso. Guardalo. Vedo. Ho bisogno di un poco di acqua di cottura con l'amido. Allora, il colore è bellissimo. È stupendo. Devo dirlo. Merito a questi pomodori, merito. Grazie Alberto. Veramente belli, buoni. Mettiamo sempre il filo d'olio schinosa. Allora, secondo me, allora, forse prodotti, adesso potrei metterti i prodotti, ragazzi, sono fondamentali. Pure un piatto semplice, farlo sempre con prodotti giusti. Secondo me adesso. Secondo me ora forse, visto che io ho il telefonino, lo fai tu proprio in 3 secondi. Proprio sì. Un secondo proprio. Allora, quindi notate, adesso in questa fase noi andiamo a mettere nel forno velocissimo. Che temperatura? 180. Ok, adesso me lo ricorderò io, li togliamo perché poi non li vogliamo troppo cotti, perché no, sennò adesso pochissimo, frantumano. Sì, ma pensa che la pizza, quando fanno la pizza, sta il tempo della un minuto. Ovviamente il forno della pizza è a quella temperatura. Allora, ok. Fase cruciale. Che faccia hanno questi linguine? Noi poi abbiamo scelto il linguine, ovviamente si possono scegliere spaghetti. Sì. Però questo... stavolta ci andavano le linguine, sì, la verità. Sì. Poi come sempre, noi anche in questa volta abbiamo scelto quelle gentile perché hanno sempre l'amido. L'altra volta che lega. Era Gerardo di Nola, adesso gentile. Noi cambiamo sempre. E soprattutto poi con pomodorini, pomodoro liga tantissimo. Sì, è l'amido ovviamente. Olio acuto che fa sempre bene. Grande. Questo pomodoro è bello. Mamma mia. Si fa la famosa cremina, il famoso vellutato. Che dice piace. Una certa personcina. Che piace a Sara. Esatto. Lui nel frattempo sempre non assaggia niente, c'è cioè proprio il mistero della preparazione. Mistero. Poi coccolati da queste note. Madonna mia. Ma io vi sento, cioè siete assenti, silenziosi, state osservando accuratamente. Perché in realtà io le faccine, voi non potete sapere, io vedo le faccine di chi ci segue, ma state silenziosi. Sì.
Vabbè, è una fase cruciale, giustamente. Intanto questa. Noi comunque vi salutiamo tutti. Appena possibile, tutti. Invitiamo tutti a cena. Quando sì, sarà possibile, piano piano. E così non mi consolo solo io, dai, ci consoliamo tutti insieme. Assaggia un po'. Vediamo finalmente l'assaggio. E proprio sembri proprio un certosino. Certo, guarda, questo può essere anche un finger food. È vero. Che si dice? Ancora un altro po'. Che sapore. Però vi fa capire quanto tiene, eh? Oppure l'hai tirato tu troppo presto? No, tiene. Proprio tanto. L'origano si sente perfettamente. Si sente? Sì, quindi dopo solo a crudo adesso okay, non è da aggiungere. Io vi farò sapere. Intanto io mi posiziono leggermente più in qua, così tolgo, perché qua dobbiamo fare tutto con una mano. Non è facile. Ci prepariamo per la fase finale. Impiattamentos e mangiatos. Allora, secondo me invece ci qua siamo quasi. Ci saremo. Un attimo solo. Io sbircio. Ma secondo me sì. Secondo me sì. Solo 10 secondi forse. Io lo spengo e lo prendi tu tra pochissimo. Sì. Ah? Ma la collaborazione quanto è importante collaborare, le cose vengono 100.000 volte meglio. Senza di te non si può fare sto piatto. Madonna, mi sto emozionando, ma veramente, io ci sto credendo, veramente, incredibile. Ci siamo. Ragazzi, ho diventata rossa come questa pentola. Ci siamo. Ci siamo? Yes. Ok, allora io adesso mi posiziono, cambio e qua ci organizziamo un po' su tutto. Abbiate un po' di pazienza in questa fase. Ciao. Poco di pazienza con la mia manina davanti, proprio 2 secondi. Ok, ci siamo. Non stiamo regolando, dice pure Vino. Ci siamo, allora. Stavolta sono pure io, questa è sempre la solita tecnica perché Ludovico è bravissimo a cucinare, però con le riprese siamo messi abbastanza male. Allora, se ti ricordi dovevamo togliere questo velocissimo da qua. Ok, con quella presina che sta lì sotto, le coordinate, qua bisogna dare le coordinate. Lo mettiamo sopra qui sul piano cottura. Ok, questo qua vediamo di... Vabbè, volendo può anche rimanere. Ok, voi ci vedete? Ci vedete bene? Qua ci proviamo, qua c'è un calore che arriva incredibile, sto facendo proprio le stufe, se fosse una lampada sarei diventata veramente abbronzata. Vi faccio vedere qua che cos'è, io prima di impiattare me lo devo un po' attrezzare, cioè faccio un bel giro, me lo guardo, sento che fa questi rumorini. E poi parte la situazione in piattamento. Vediamo. Questa pasta lunga, quindi diciamo normalmente se ne dovrebbe mettere un po' di meno. Abbiamo qua, poi sento silenziosissimo Ludovico che chissà che magheggio sta facendo. Proprio silenzioso. Incredibile. Allora, vediamo. Allora, l'ho vista un po' l'arrotolata, un po' così, un po'. Un piatto più abbondante. No, la vedo un po' più rustico, come l'ho arrotolato. Non fa niente. No, è veramente molto molto rustico. Non fa niente. No, è proprio troppo rustico. Ci proviamo. Proviamoci. No. Bello della diretta. È il bello della diretta. Quello che la cosa bella è accorgersene. Quindi si è in tempo per salvare il guaio, praticamente. Perché poi noi facciamo questo Vesuvio che poi dopo si può smantellare praticamente. Allora, eccoci, qua sembra un po' più simpatico. Molto bello. Vediamo, sempre se riuscite a vedere il nostro Vesuvietto. Ok, andiamo basta, con il secondo. Ma io devo dare solo quello, poi dopo lo faccio. Ok, allora dai. Nel frattempo iniziamo questo, così poi se si smantella, io lo vedo che sta un po' scendendo. Allora, questo qua sempre con la presina, se riesci a mettermelo qua, perché non mi vorrei bruciare, voi volete bruciare, ma io vi vedo sempre silenziosi, ma che ne dite? Che ne dite?
poi dopo devo fare un'operazione. Hai inquadrato quella piantina di basilico che ci siamo dimenticati, ma è l'elemento fondamentale per questo piatto, eh? No. Allora, guarda, io direi molto molto carino, perché noi poi l'impiattamento andiamo di fantasia ogni volta. Secondo me è molto carino, sì. Pure così delicato. Sì, pure secondo me. Possiamo valutare che l'altra volta le mettemmo come se fossero delle... diciamo... Senti, invece le olive che vuoi fare? Sì, sei sempre vicino. Sempre sopra... le olive allora le metti tu? Sì. Io metterei qualche altra alice, perché sinceramente... Abbonda, abbonda. Vabbè, troppo abbondare. No, no, dico, abbonda di facciamo così, simpatico, secondo me, così. Allora, io adesso ritorno e Ludovico ci fa il finale. Sì. Che ne pensate? Che vi sembra? Allora, molto fondamentale, l'oliva. Ah, ma ecco, ci stavano miliardi di commenti, però me li sono persi tutti. Ci riprovo nel frattempo. Paola, ciao, slurp, mi sono persa tutto e che era rimasto. Imma, ciao, faccio un ricapitolo. Ma noi non parliamo, tu non vedi, no? Ma infatti hai ragione, era rimasto bloccato, Paola. Sto ricapitolando. Angela, okay. Modio, Bondi, no, ti interrompo, saluto un attimo perché okay. siamo tutti insieme qui. Gaetano Caggiano, che abbiamo? Ilva, sto vedendo tutto, gli ho parlato, brava, le sue salse, sì, io nel frattempo voi state vedendo mentre vi saluto tutti perché praticamente io mi sentivo abbandonata, era rimasto fermo un commentino. Allora, siamo arrivati in ritardo, ma comunque lo potete vedere. Viviana, che bell'aspetto, sì, ma non ti dico, qua il profumino che sta arrivando. Mamma mia, vabbè, perdonateci, ma qua si era bloccato ad un commento e quindi niente. Patrizia Visone, un saluto. Nel frattempo tanto vi state guardando tutto, Davide e Patrizia, Alberto Lellero, guarda Alberto, al tuo nome adesso scatta immediatamente finale, una goccia d'olio, finale, cioè aspetta. la qualità. Allora, abbiamo fatto tutto, abbiamo messo le olive, mettiamo sempre il mio mitico ramoscello. Francesca Scognamiglio Petino, ciao, ieri siamo stati insieme. Hai visto adesso che ci siamo l'origano. Stiamo combinando l'origano, scende a cascata. Poi abbiamo, questo è un Roberto Capasso, vi saluto tutti. Maria Francesca Di Martino, tutti. Ludo, ti sto proprio Maria disturbando. Francesca, mi sta disturbando, esatto. Ok, salutiamo tutti. Sono riuscita a tornare, ripartiamo. Facciamo questo finale. Mettiamo questi corbarini un po' bruciacchiati, che è stata una mia cosina di oggi, che ho voluto fare diversamente dalla volta scorsa. La nota, come hai detto tu, bruciata. La nota croccante e bruciata. Ecco qua. Allora cerco di fare una panoramica. Ludo, se mi togli questo bollentone che mi potrebbe bruciare, sì. Cioè questo, la mano, io cerco di farvi una panoramica. Allora, panoramiche. Diciamo, la mia mano sembra un rullo che gira e fa vedere tutto. Aspetta, fammi scegliere il lato più bello, che guarda qua, ci stanno queste qua. Questo secondo me è il lato più. Insomma, però io sono stata molto molto rustica. Poi secondo me non ha aiutato Ludo, che ha messo dei pesi. Diciamo proprio, ci ha messo dei pesi allucinanti. Allora, visto che c'è anche Francesca, sì. E Alberto, io come finale invece in cottura ho usato il loro olio. In finale uso pure questo formato che è molto bello. Allora, mi raccomando, questa è pubblicità consapevole, occulta. No, consapevole, perché noi chi merita la pubblicità, merita, ragazzi. Uso quest'olio che è un po' più, diciamo, tra virgolette, strong. Questa coratina di schinosa a crudo. Mamma mia! E vabbè, non esagerare. No, non ti preoccupare. Ok. La quantità la decidi. Non vi dico il profumino che arriva. Ok. Top. Il piatto è finito. Soddisfatti? Chi lo rifarà, mi raccomando, postatelo. Se avete bisogno di consigli. Allora, torniamo per salutarvi. Ovviamente questo è il momento in cui noi siamo molto felici, ma in 3 secondi vi salutiamo.
perché dobbiamo mangiare praticamente. Grazie per essere stati con noi anche dopo lockdown, perché prima naturalmente eravamo tutti a casa, voglia di condividere, di fare. Lo so che parlo nel frattempo Ludovico guarda il piatto. Noi siamo felici, naturalmente magari ogni tanto faremo altre dirette su dei piatti simpatici, nuovi, originali da fare a casa. Se li fate anche voi, condivideteli, consigli, ci scambiamo consigli. Non abbiamo salutato prima, che peccato. Va bene, tanto poi le rifaremo. Grazie a tutti e speriamo che vi siate divertiti insieme a noi. Ciao a tutti, ciao. Pasta la marinara, viva Napoli. Viva ciao. La pasta, viva la pizza, viva Pino Daniele, viva il vino, viva l'olio. Tutto, ciao. Tutto. Ma non riesco a salutarli. Ciao Sabina, sei entrata adesso, veditelo tutto, tutto, tutto. Ciao a tutti, ciao e buona serata, buon weekend. Ciao a tutti.